Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Mecale. Siamo qui oggi per il ritorno dei pronostici di Serie A. La Gab League per questo turno salta, perché comunque ragazzi dovevo ancora fare un attimo, dovevo ancora sistemare un po' di cose. Voglio un attimo dargli delle modifiche al regolamento, quindi per questo turno salta. Comunque terrò conto di chi ha partecipato la scorsa volta. Oggi siamo qui però per i pronostici di Serie A. 5 partite come sempre. Le partite sono Verona-Inter, Fiorentina-Torino ragazzi, poi ci facciamo Sassuolo-Sampdoria, Milan-Cagliari e l'ultima possiamo farci un Atalanta-Bologna, comunque decido poi all'ultimo. Partiamo da Verona-Inter, partita sembra facile sulla carta per l'Inter, che comunque ha iniziato molto bene il suo campionato, vincendo 4-0 contro un Genoa che sinceramente raga per me è tutto da rivedere, e affronterà un Verona che comunque giocherà in casa, sarà caricato, sarà un Verona che vorrà sicuramente riscattarsi, cercare in tutti i modi di portare punti a casa. Non sarà per niente facile perché affronta la squadra campione d'Italia e quindi sarà comunque una partita difficile. Però il Verona visto contro il Sassuolo è un Verona che sinceramente a me non è dispiaciuto, un Verona che sta lavorando bene, è un Verona di Francesco che comunque può prendere piede nel corso del campionato. Secondo me il Verona difficilmente raccoglierà punti, però io me la voglio rischiare. Meglio che l'Inter vince, quindi vi dico 2 secco dell'Inter, ma fate attenzione anche a un possibile X, a un possibile pareggio tra Verona e Inter. La prossima partita Fiorentina-Torino, questa è molto bella, entrambe le squadre vengono da 2 sconfitte. La Fiorentina ha perso 3-1 contro la Roma, ma la Fiorentina che comunque ha fatto vedere le prime impronte di gioco di Vincenzo Italiano, quindi è una Fiorentina sicuramente in crescita, una Fiorentina che secondo me farà un grande campionato. Affronterà un Torino che ne dà una sconfitta immeritata, e sottolineo immeritata, contro l'Atalanta, quindi un Torino anche lei che comunque con gli Juric sta prendendo pian piano forma. Sono due squadre all'inizio di un nuovo progetto, sicuramente si affronteranno a viso aperto e verrà fuori una grande partita secondo me piena di gol, quindi vi dico gol tra Fiorentina e Inter, ma se mi devo proprio sbilanciare vi dico che questa partita la vince la Fiorentina, quindi 1 secco della Viola. Prossima partita Sassuolo-Sampdoria, anche questa è molto bella, Sassuolo che viene dalla vittoria per l'appunto contro il Verona per 3-2 ragazzi, un Sassuolo che gioca a calcio, un Sassuolo che davanti ha tanta tecnica, ha tanta qualità, affronterà una Samp che viene una sconfitta di misura contro il Milan per 1-0, però anche questa è una Samp che sinceramente mi è piaciuta contro il Milan, molto molto brava nel rimanere compatta, ha preso un gol comunque abbastanza stupido tra virgolette per un'ingenuità di Augel e un'ingenuità di Audero, quindi una Samp che con Daversa sta trovando le sue impronte di gioco, una sua identità. Affronterà un Sassuolo che comunque con Dionisi sembra leggermente già più avanti, ha vinto la prima. Dionisi per me vanta di una grande rosa, in tutti i reparti vanta di una grande rosa. Secondo me Sassuolo e Sampdoria finirà con un bel pareggio ragazzi, con un bel X. Non credo che entrano, non reputo una delle due favorite in questo momento qua. Avevamo detto ragazzi di farci anche dopo queste 3 partite, ci facciamo anche Atalanta-Bologna. Comunque può essere una bella partita Atalanta-Bologna, ho cambiato all'ultimo. Atalanta-Bologna, analizziamola. Atalanta che è una vittoria immeritata secondo me contro il Torino, ma una vittoria che comunque ha dato morale, ha dato fiducia al lavoro che sta facendo Gasperini per l'ennesimo anno. Un'Atalanta che sicuramente vorrà rifissare il successo e vorrà di nuovo vincere, fare 2 su 2, però occhio, di fronte troverà un Bologna che comunque è galvanizzato, viene da una vittoria in rimonta contro la Salernitana, un Bologna che deve sistemare tanto alcuni meccanismi difensivi, e se non lo fai quando affronti Atalanta rischi poi una grande imbarcata contro la squadra di Gasperini se dovessi trovarla nel giorno in cui sono veramente in forma gli attaccanti della Dea. Quindi un Bologna che deve stare attento, un Bologna che deve stare molto attento, se no veramente, come dicevo poc'anzi, rischia l'imbarcata. Il mio pronostico è 1 secco dell'Atalanta, però vi dico che entrambe le squadre andranno in gol, quindi vi dico il gol anche tra Atalanta e Bologna. L'ultima partita, la 5ª partita, la decido così all'ultimo, Milan-Cagliari. Milan-Cagliari può essere una partita scontata per alcuni di voi, un 1 secco del Milan uno potrebbe dire, ma occhio al Cagliari. Il Cagliari visto nella seconda frazione di gioco contro lo Spezia è un Cagliari che mi ha convinto, che sa fare gol e che se aggiusta qualche meccanismo difensivo può veramente dare fastidio a questo Milan. Comunque il Milan giocherà a San Siro, sarà galvanizzato dal proprio pubblico, ci sarà un San Siro pieno di capienza, quello che si può ovviamente ragazzi, sarà pieno a incitare la propria squadra, quindi sarà un Cagliari che comunque soffrirà secondo me anche il palcoscenico di San Siro. Però occhio, io vi dico un 1 del Milan, ma se voi non vi fidate ragazzi provate anche a giocarvi un X tra queste due compagini, perché comunque il Cagliari visto contro Spezia nella seconda frazione di gioco è un Cagliari che può dare fastidio al Milan, che ha sofferto comunque con la Samp nel secondo tempo. Pollice in su al video, iscrizione al canale ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.